Il rapporto tra arte e scienza, tra pensare umanistico e pensare scientifico, è una relazione molto stretta che si riporta all'antichità, quando i primi filosofi greci, come Democrito, Leucippo e poi Epicuro, immaginavano una realtà fatta di atomi non ulteriormente riducibili, realtà ripresa 300 anni dopo da Lucrezio nel celeberrimo poema in latino De Rerum Natura. Altri autori, come Galileo nel 1600 o Calvino nell'età moderna, mostravano come la mediazione della letteratura, quindi estensivamente dell'arte, rendeva possibile la spiegazione di concetti complessi e astratti di matrice scientifica o anche sociologica. La relazione tra arte, scienza e tecnologia è sempre stato oggetto di indagine dell'artista milanese Marzia Ratti, che ha scelto Serravezza, località della Versilia storica, insieme ai comuni di Forte dei Marmi, Stazzemma e Pietrasanta, per realizzare il video artistico del suo progetto Not for Sale. Serravezza, il cui toponimo è di origine longobarda e che dà a sua volta il nome ai due torrenti che lo attraversano, il Serra e il Vezza, ospita una struttura architettonica affascinante, la chiesa della Madonna del Carmine, da tempo sconsacrata ed utilizzata attualmente per fini artistici. Ed è proprio in questa cappella, intrisa di storia, che Marzia Ratti ha scelto di realizzare il video artistico sul suo progetto, affidato dal curatore Alessio Musella all'artista multimediale Giuseppe Giocapozzolo. Iniziato nell'anno 2010 con la prima personale a Miami durante Art Basel, Not for Sale è una riflessione in divenire ed itinerante sul rapporto tra uomo, scienza, tecnologia e le numerose importanti implicazioni di natura bioetica che ne derivano, tra cui l'asservimento a fini consumistici della volontà umana. Il lusso, in particolare, ha il potere di influenzare le scelte altrui, divenendo di fatto una sorta di modello per la mente, dannoso soprattutto per coloro che non hanno esperienza o maturità per esprimere consapevolmente consenso rispetto a ciò che viene proposto con la forza subdola del potere mediatico. Parte del progetto Not for Sale è legata alle biobag, contenitori a forma di borsa, all'interno di ciascuno dei quali giace un feto immerso in un liquido trasparente. Ciò che rileva, secondo l'indagine artistica di Ratti, è che si tratta di borse tutte rigorosamente griffate. L'innocenza del feto umano vive o sopravvive entro i confini angusti di una borsa il cui valore commerciale supera oltre misura quello intrinseco. L'immagine icona del progetto è proprio quella di due neonati armati, spalle contro spalle, che sembra si stiano già difendendo da ciò che subdolamente cercherà di influenzarli nel corso della loro vita. Not for sale, non in vendita, o meglio non tutto è in vendita, con un evidente forte richiamo all'importanza della salvaguardia della coscienza umana. Not for sale è un progetto nato ieri, esiste oggi e ci sarà domani.